Marcel, sì. L'abbraccio dei tifosi, una bella festa, anche se immagino in te ci sarà il rammarico per non aver giocato la partita decisiva col Benevento. Sì, sì, c'è molto rammarico, però è andata così, ormai non serve più rimpiangere quel momento, sono già carico per ripartire, anche se ora staccheremo un attimo, però l'obiettivo è quello di fare meglio. Di esserci il prossimo anno in questa gara che magari in questa gara che quest'anno non sono mancato. È stata comunque una grande stagione sia per l'Ascoli ma anche per Marcel Buchel, sei stato sempre protagonista, un nuovo Buchel, dopo stagioni un po' sottotono qui ad Ascoli davvero hai ritrovato la voglia di giocare a calcio e si è visto in campo. Sì, 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 io sono sempre stato convinto di quello che potevo fare, poi il calcio di dà tanto ma di toglie anche tanto, è importante trovare un ambiente per ripartire, l'Ascoli me l'ha dato questa possibilità, devo ringraziare a tutti, staff, come già detto città, compagni soprattutto, che è stato un gruppo meraviglioso che non è facile trovare. Spero di ritrovare lo stesso gruppo l'anno prossimo perché è fondamentale. Tu hai un contratto ancora lungo, c'è anche la possibilità di poter chiudere la tua carriera qui ad Ascoli visto che ti stai trovando così bene? Quindi mi dai pochi anni? No, no, nel senso lo possiamo anche prolungare. Sì, sì, no, no, sì, io ho sempre detto a me sto bene qua, posso dare ancora tanto, sicuramente ci ho pensato, cioè magari potrebbe essere la mia ultima squadra perché poi cambiando come succede spesso tante squadre, però devo dire che qua ho trovato me stesso, perché no, perché non chiudere qua, spero che comunque ancora un po' di anni, sì. Si vedrà, però sì, sono convinto. Cosa è mancato per fare il salto di livello e di qualità a questa squadra o è mancato solo Buchel? No, no, non è mancato niente perché se mancava qualcosa non saremmo arrivati a questo punto perché ora magari può sembrare tutto facile ma era un percorso lunghissimo se pensiamo dove eravamo l'anno scorso. Non è mancato niente, è mancato nella partita importante quel guizzo in più, il gol in più è un peccato perché si poteva arrivare in fondo, però come ho detto non pensiamo a quello che è stato, deve essere sicuramente un bel ricordo ma dobbiamo ricaricarci e ripartire più forte perché lo possiamo fare e lo faremo. Marcel, tatticamente nel rombo di Mister Sottil sei un playmaker, lo fai anche bene, anche se storicamente nella tua carriera non sei un regista puro, eppure ti sei reinventato alla grande, sia in fase offensiva che difensiva. Sì, diciamo, lo faccio da un po' di anni perché diciamo che con Giampaolo un po' di anni fa lui ha avuto questa idea di mettermi davanti alla difesa e io siccome penso che posso ricoprire questo ruolo forse meglio di mezzala e mi trovo bene perché faccio un po' tutto come piace a me e sì sicuramente poi anche come lo interpreta il mister per me va ancora meglio e mi trovo molto bene ma poi dipende sempre dalla squadra perché se la squadra gira giro io è tutto un insieme.